Eccoci qui, beh, il bello della diretta, un piccolo problema ma la regia attenta ha subito risolto. Allora, fatti e misfatti, inizio di settimana stavamo presentando un po' gli ospiti di questa puntata tutta dedicata al sud, con gli ospiti che, dicevo prima, arrivano un po' dal sud e da altre regioni, oltre la nostra Puglia, e volevo presentare, partendo naturalmente dalla parte bassa, dalla platea del nostro teatro virtuale, dello studio di Video Italia, Dina Schiavulli, presidente della FEMAR, e poi ci spiegherà il perché della sua presenza qui in trasmissione, Gabriele Nappi, che arriva dalla bellissima e vicina Campania, presidente e fondatore dell'associazione I Naturalisti, e ci parlerà proprio di questa associazione, Massimo Civalle, il patron del concorso Miss Regno delle Due Sicilie. E qui si abbina al tema della puntata Buongiorno. odierna, e accanto a noi Nicola Giampaolo, giornalista e postulatore accreditato presso la Santa Sede. Passiamo invece ai Buongiorno. piani alti con le splendide bellezze di Petra Andriescu, una concorrente che rappresenterà la Puglia nel Miss Regno delle Due Sicilie, e una designer che si sta lanciando qui in tutto il sud, Liliana Miccoli, e parleremo anche con lei della sua passione che vuole trasformare in lavoro. Allora, a proposito di postulazione, io oggi vorrei ricordare a tutti quanti voi che era il 16 marzo del 1978, quando ci fu l'eccidio di via Fani e il rapimento di Aldo Moro. E per questo, pensate un po', oggi abbiamo qui con noi Nicola Giampaolo, che è proprio il postulatore della causa di beatificazione di Aldo Moro, e a lui rivolgo praticamente questa prima domanda, collegandoci un po' a questa data: a che punto siamo affinché Aldo Moro diventi santo? Allora, la santità è vasta, quindi il riconoscimento per la beatificazione può avvenire per la fama dei miracoli, l'odium fidei, che sarebbe contro l'odio alla fede cristiana, e la fama di santità. Per Moro c'è stata l'apertura del processo di beatificazione con il riconoscimento da parte della Chiesa che aprirla in odium fidei, cioè Moro è stato ucciso per odio alla fede cristiana. Quindi ci troviamo nella parte, è stata introdotta 2 anni fa la causa, stiamo Ricordiamo, tu sei uno aspettando. dei postulatori, No, proprio il il postulato, sì, postulatore. il postulatore è quella figura di cui la Chiesa si serve per aprire un processo di beatificazione, seguirla e quindi poi sottoporla alle autorità ecclesiastiche e al tribunale, prima di fase diocesana e poi di fase romana, e poi sempre è il Santo Padre che decide se quell'anima candidata è degna di beatificazione o di canonizzazione. Noi sappiamo che, non so se è corretto dire, è un servo di Dio, È però, un Aldo servo di Moro. Dio, infatti da 2 anni Aldo Moro è stato, con l'introduzione della causa e il riconoscimento del famoso supplice libello, quindi dove c'è e dove si evince la fama di santità del candidato, la Chiesa lo riconosce servo di Dio, quindi è il primo scalino della santità. Beh, sicuramente poi ricordarlo in questa data particolare dell'eccidio, ricordiamo tutta la sua scorta trucidata lì in via Fani, è sicuramente un ricordo Infatti in tutta importante. Italia ci sono manifestazioni, da più parte anche mi hanno chiamato, ma non potevo dire no a voi, quindi questo legame alla mia terra, e quindi è giusto che ricordiamo per mezzo della vostra televisione quella che è stata una delle pagine nere della storia della Repubblica Italiana. E E forse non quindi ancora E risolte non del ancora tutto. risolto, perché anche oggi notavo che sulla Gazzetta, ecco, viene riportato ancora la commissione sul caso Moro, che lavorano continuamente
ogni giorno, quasi ogni giorno, per poter cercare di individuare quel qualcosa in più per la verità. Quindi, ma Moro, ecco, questo onore alle vittime, alla scorta, in modo particolare anche al Presidente del Consiglio Aldo Moro, il nostro servo di Dio, che si è meritato in odio alla fede cristiana questo martirio. E quindi le autorità ecclesiastiche, devo dire, che anche loro continuano, stanno continuando a lavorare per cercare quella verità e quella verità che faccia emergere la bellezza e la grandezza di quest'uomo, che non deve essere solo visto il politico, no, Moro è Certo. stato il politico, ma ha usato la sua fede in politica per trasmettere in Italia una cultura più democratica, una cultura più cristiana e quindi far diventare un paese forte sotto il profilo umano. E quindi se l'Italia oggi è una nazione con dei valori alti, lo si deve a chi ha lavorato, a chi facendo politica ha anche Certo. inculcato questi valori e quindi a questa grande figura che è Aldo Moro, oggi servo di Perfetto, e se c'è un buco nero, speriamo che dopo tanti anni, ricordiamo dal 1978, emerga finalmente la verità. Gabriele, visto che parliamo di Sud, ci colleghiamo un po' anche a Moro, perché Moro è stato poi anche un uomo del profondo Sud che portava i valori del riscatto di questa terra, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, insomma, questo sud che forse anche grazie a lui ha avuto questo sviluppo. Un po' si rifà a quello che voi come naturalisti, questa associazione intende e vuol riportare avanti. Bene, questo è un fatto importante, anche questa stessa giornata dove ci ritroviamo, l'integrazione fra le parti che rientra nelle nostre ideologie, nel nostro modo di pensare, è importante perché la cultura, le attività della natura e soprattutto la società devono interagire, perché questo rientrava già nella nostra fattispecie di movimento politico. Aggiungerei, mi permetto di dire anche una cosa importante, perché l'integrazione, io parlo sempre di integrazione, quindi di socialità e tutto qua. Beh, Aldo Moro, da ricordare, è stato uno che ha cercato l'integrazione fra le parti dell'opposizione in un momento critico, e quindi questa integrazione che solo lui poteva avviare. In quel periodo storico forse era complicato poter fare una cosa del genere, ma è stato un uomo di coraggio, un uomo che ha voluto dare veramente un nuovo segnale di svolta all'Italia. E in quel periodo, proprio in quel periodo lì, si sono visti dei cambiamenti anche di società, di modello, di nuovi stili di vita, di nuove modalità. Una persona, una figura importante, questo per me era il significato dell'integrazione fra l'opposizione e soprattutto la democrazia, che era un po', diciamo. Perché poi fondamentalmente io, studiando un po' Crisafulli e cose nel diritto costituzionale, beh, non condividevo, condivido adesso il bipolarismo, perché la democrazia è stata anche una forma di dittatura. Non so come andava 60 anni senza la democrazia. Quindi praticamente lo diceva Crisafulli, non l'ho detto io. Quindi a un certo punto c'era bisogno di un cambiamento. Quel cambiamento che stava avvenendo è da un uomo che è riuscito a riprendere quell'integrazione che ha reso ancora più importante uno sviluppo di una società nuova che oggi stiamo vivendo. Certo, questa società che ha bisogno sicuramente nella fattispecie, nel periodo critico, chiamiamo così, che tutti quanti stiamo vivendo, anche di momenti, chiamiamoli così, di svago. E uno di questi momenti ce lo concede il patron di questo concorso, Miss Regno delle Due Sicilie, che ha praticamente messo su questa organizzazione per ricercare e mettere insieme questo regno. No, il discorso qual è? Di trovare un evento storico e nello stesso tempo leggero, in modo che si possano avvicinare i giovani e capire la vera storia del Sud, perché il problema qual è? Che fino al 1860 tutto il Sud Italia era un regno ricchissimo, ma ricco, era uno dei regni più
potenti al mondo. Pensi un po' che la prima tratta ferroviaria in Europa, Napoli-Portici, ma è storia questa. Il primo teatro in Europa, il Teatro San Carlo, poi Petruzzelli di Bari. Cioè, noi stiamo parlando che il sud fino a, chiamiamola invasione, unità d'Italia, se la vogliamo chiamare, era un regno ricchissimo, le fabbriche, la prima nave da crociera, cioè noi avevamo tutto, ecco, questa storia purtroppo non ci è stata trasmessa attraverso lo studio, oppure non ce l'hanno fatto studiare. Allora noi attraverso questo evento, che ormai sono, questa è la seconda edizione, che ha riscosso un grandissimo successo l'anno scorso, stiamo muovendo un po' le acque, stiamo facendo riscoprire ai nostri giovani, ai nostri figli, nipoti, la vera storia del regno delle due Sicilie. Non è che eravamo poveretti, sai, prima si diceva o emigrante o brigante emigrante, così rivalutiamo un po' la figura del brigante, perché il brigante non era come ce l'hanno fatto intendere la storia fino ad oggi. Il brigante era un rivoluzionario, quello lì che non gli stava bene l'unità, che era, diciamo, fedele al regno, giusto? E allora, a tale proposito, abbiamo organizzato questo evento che si terrà il 28 e 29 di questo mese di marzo presso il comune di Sirignano, che si trova nei pressi di Avellino. Questo comune che ha dedicato il palazzetto dello sport Palaregno, dove è la città della pace, dove si terrà in questa città questa finale di una miss per il regno delle due Sicilie. Io ti invito tutti gli amici pugliesi di Vito Italia, gli amici della Gazzetta, tutta la redazione, Gabriele, il presidente, tutti quanti voi, vi invito a questo grande evento finale. Io ti parlo un po' del programma, che si terrà il 28 e 29 marzo. Il giorno 28 saliremo a bordo di un veliero del regno delle due Sicilie nel Golfo di Napoli, gireremo un po' tutte le isole, Capri, Ischia, Procida, con tutte le ragazze, con le bandiere del regno e con la banda del regno. Insomma, arriveremo, però una festa, arriveremo con questo veliero nel porto di Margellina a Napoli, scenderemo, ci imbarcheremo sopra un pullman e arriveremo in questa cittadina che per il giorno dopo, il 29, si darà questo mega show spettacolare. Io ti invito in giuria, perché tu sarai uno della giuria. E qui con me ho portato una delle miss, una delle 40 finaliste, tutte del sud, solo che lei è rumena, di origine rumena. Però lei farà l'ospite, perché è straniera, capito? Lei farà 5 di loro, una rumena, una piemontese, farà l'ospite, perché sai terra straniera, una milanese e una veneziana faranno le ospite, diciamo, Massimo, da dove arrivano tutte le partecipanti? Arrivano dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Basilicata, dall'Abruzzo, perché l'Abruzzo, dal Basso Lazio, perché fino a Gaeta, sai, diciamo tutto il sud Italia. Ecco, questo è il sud, è il re dove era rammaricato il regno delle due Sicilie. L'Abruzzo era compreso. Certo, l'ho detto. Volevo giusto chiudere, scusami Carlo, è un bell'aneddoto, perché giovedì qui a Bitonto, se non vado errato, si terrà una tappa speciale di Ragazza Cilomocchei, abitato anche al regno delle due Sicilie, se ne vuoi parlare tu. Sì, assolutamente, ma poi le terremo in ballo. E a proposito di questo, invece, voglio dirti, visto che è la seconda edizione, la prima edizione, so che ha avuto un clamore nazionale, perché è stato un concorso diverso, e quindi tutti i media si sono affacciati. Perfino Rai 1, guarda, hanno fatto un servizio. Io ti dico di più, ci sono stati dei siti web e anche qualche televisione, dei blog brasiliani, sudamericani, che hanno pubblicato la notizia. Attualmente siamo usciti su un blog americano proprio dedicato a una miss per il regno delle due Sicilie. Tira un po' di curiosità, sai, perché come Miss Padania, cioè, ma voi siete... No, assolutamente, anzi, io quest'anno ho invitato personalmente Miss Padania. Non è in contrapposizione, no. È in integrazione. Ci mancherebbe, abbiamo invitato anche Salvini, se mi la vera democrazia, io penso che la vera democrazia è nata al sud. Noi siamo veramente gente, lavoratori, gente che veramente abbiamo costruito l'Italia,
Noi l'abbiamo fatta con i nostri sacrifici. Beh, questa è sicuramente la passione che arriva tutta da un sudista. Posso due aneddoti, dottor Massimo. Allora, uno, io sono riuscito, proprio in virtù di questo grande entusiasmo verso il regno, a far decadere, quindi cancellare dallo stradario della mia città il nome di due garibaldini, quindi che di Cialdini e di Nino Bixio, per quelli che, per i loro comportamenti inumani, sì, fatti alle popolazioni del sud. Quindi, io non volevo andare un po', sì, vabbè, no, è un giusto un piccolo aneddoto. Sì, quindi, chiedo scusa, io, il discorso è, se andiamo un po' dentro c'è da dire tantissimo, ma un altro piccolo aspetto leggero, fatti e mi spatti, un altro piccolo aneddoto, parliamo solo dei fatti, leggero, perché forse un altro piccolo aneddoto, nel 1800, io ho perso il 1860, quindi durante un mio avo, quindi commerciante di tessuto, mentre andava, saliva alla Puglia, fu fermato proprio da un gruppo di briganti. E lo fermarono e gli dissero, perché lo volevano, cioè volevano capire da che lato stesse, quindi fermati, d'ora rischi la morte, per sottez o per garibaldi, gli dissero, allora quello rimase, disse, ma... Disse, speriamo dove mi porta il cuore, mi salvi. Allora lui disse, per sottezza. E lui fu, come si dice, lo invitarono a pranzo e gli regalarono una sciabola bellissima con la F e due, e numero 2, quindi Ferdinando II del Borbone. Se l'è cavata, perché il rischio era al 50%. La passione per il regno è grande. Io dopo volevo parlare, prego Carlo. No, dicevo, se l'è cavata perché il rischio era al 50%. Lo portò avanti il suo cuore, quindi lo salvò il cuore. Visto che Massimo ha tirato in ballo Petra parteciperà come ospite, ma rappresenterà anche la Puglia in questa finalissima del 28 e 29 di marzo. Ma Petra, parlavamo di integrazione, arriva da un'altra addirittura nazione, quindi è stata accolta da questo sud, giusto Petra? Giusto, sono una pugliese acquisita al 100%. Amo la Puglia. Parlaci un po' brevemente della tua storia, perché tu arrivi dalla Romania. Io arrivo dalla Romania. Niente, come mi sono integrata ancora di più? Con un'associazione Onlus di volontariato, di cui ho fatto per 4 anni vicepresidente. Aiutiamo soprattutto le mamme in difficoltà, le mamme con i bambini 0-12 mesi, non di più. E niente. È un po' emozionata Petra, però ecco, questa è la rivista proprio dell'associazione, la rivista Vita, dove in questa copertina ci mettono la praticamente questa rivista parla dell'associazione, è la presentazione dell'associazione, è l'unico numero che parla solo dell'associazione. Un'associazione che ha, ecco qui l'attenta regia, un'associazione che ha delle sedi un po' in tutto il territorio della provincia di Bari e della BAT, Biceglie, Barletta, Corato, Andria, Barletta, Andria, e quindi lodevole l'iniziativa anche da parte di una ragazza che arriva da un'altra nazione, si è integrata, è felicemente sposata proprio qui sul territorio, sì. E quindi dona per quello che può proprio a questa terra che l'ha accolta praticamente un po' del suo tempo. Quindi grazie Petra e in bocca grazie al lupo, perché rappresenterai la Puglia. Però Massimo non ha detto una cosa, la stella d'Europa. Sì, va bene. Di là. Siamo lì, perché ci sono tante delle tante siamo cose. Lì, non ti preoccupare. Siamo lì. Ma lei voleva dire, io sono una delle ragazze della Stella d'Europa. Ah, perfetto, quindi sono ospite a una missione. Ah, perfetto. Ci sono quindi altre partecipazioni, però adesso ma lei è una Stella d'Europa, perché c'è una bambina bellissima come lei e un figlio bello, dai. Perfetto. Come mamma. No. Perfetto, però adesso difendiamo, diciamo, i colori in questo concorso, perché poi di un concorso si tratta e comunque c'è da gareggiare per vincere questo titolo della Miss del Regno delle Due Sicilie. Per quanto riguarda l'anno scorso, chi ha vinto? Quale regione? Ha vinto la Campania.
Beh, no, 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 scontato, no, no, secondo posto mi sembra che l'ha fatto proprio la Puglia, se non vado errato. Però la Campania c'era una bellissima ragazza tutta mediterranea, non è che so, perché poi in Certo, giuria mettiamo i no, giornalisti, assolutamente. mettiamo i colleghi, ci mancherebbe, però lì non è il discorso della Miss, hai capito perfettamente che la Miss è un modo per Esatto, è parlare un veicolo per parlare, sì. storicamente del regno delle due Sicilie. Perfetto. A proposito di Miss Gabriele, ma a proposito proprio di integrazione, abbiamo appena sentito Petra. Ecco, il vostro movimento, oltre che dedicarsi all'ambiente, ha proprio come tema l'integrazione. Integrazione, sì, perché il nostro movimento è un movimento che io ho recuperato un po' dalla storia, perché un poco il tempo l'aveva fermato, perché nacque l'industrializzazione, i naturalisti fondatori erano Zola e Hippolyte Taine, che era, Hippolyte Taine non lo dico io, ma è stato il cofondatore dell'Istituto della politica parigina, dove ogni presidente francese, se vuol diventare presidente, se non fa questo istituto, non diventa presidente. Sembra di aver capito bene il quadro. Poi la politica francese è l'humus internazionale, quindi parte tutto dalla Francia, le ideologie sono nate tutte quante là, e quelle che ci ritroviamo tutte quante là. Io ho recuperato solo questi naturalisti perché furono fermati dalla storia, perché nacque l'industrializzazione. E l'industrializzazione ha generato varie forze, destra, sinistra, e cose, ma anche i verdi ha generato. Quindi i verdi perché contro il grande consumismo, contro la grande industrializzazione che c'è stata, ovviamente il naturalismo non poteva nascere al nord perché era nato, stava iniziando ad accingersi a nascere e a partire dal nord, ma con l'avvento di questa cosa fu fermato anzitempo e quindi si nacque a sud dove c'erano i problemi sociali. Ecco il problema, e quindi dove Verga e Capuana, gli artefici di questo modo di pensare, studiavano attraverso i malavoglia, attraverso Cavalleria Rusticana, tutte le necessità della gente, le difficoltà delle persone che vivevano in quel periodo storico. E Oggi la le Sicilia esponevano anche attraverso il esponevano, loro. infatti, come veramente erano nudi e crudi in quel periodo là. Ovviamente questa situazione della Sicilia, mio malgrado lo devo dire, ma insomma è ancora così, la Sicilia ha ancora difficoltà, insomma, quindi non è che è cambiato più di tanto rispetto al 1870, pur avendo dato un presidente del Consiglio, primo presidente del Consiglio Crispi, cercando di rilanciare un poco quel sud, ma le difficoltà ci stavano perché l'ambiente sociale era quello lì, insomma, le testimonianze erano quelle. E quindi noi partiamo dal sociale perché non si occupava solo di natura. Zola aveva creato questa ideologia insieme a Hippolyte Taine, insieme al darwinismo, perché la politica darwinista è che oggi poi c'è stata delle conflittualità tra darwinismo e chiesa, teologia della chiesa, perché molte, questo mio, insomma, mi dispiace tanto che molti istituti scolastici sono stati denominati in un altro modo. Oggi invece c'è un'integrazione anche perché la chiesa ha bisogno del darwinismo sull'evoluzione della specie, evoluzione dell'uomo, c'è un'integrazione, ci sono degli studi a partire da Franceschelli, a partire da vari autori che stanno cercando di integrare questi due modi di pensare che non si possono più prescindere anche dal nuovo Papa Francesco, quindi ritorno alla natura. Ormai l'industrializzazione non c'è più, i verdi non ci sono più che possono fare battaglia contro quel grande consumismo e quei rifiuti tossici e generali che ci sono state. Le battaglie sono state fatte e dobbiamo ringraziare anche i verdi se alcune battaglie tipo il nucleare, insieme poi alla democrazia, insieme a tutte le strutture politiche che c'erano allora, insomma, siamo riusciti nell'intento a poter rinaturalizzare, e dobbiamo ancora fare dei grossi sforzi per quanto riguarda i rifiuti con nuove normative e nuove cose, però adesso dobbiamo parlare di terra, dobbiamo parlare di cultura, e vedo che la Puglia, anche questa giornata che a me fa veramente tanto piacere, parliamo di varie argomentazioni, perché una società è adatta alla bellezza che ci vuole, e quindi rientra nel nostro modo di pensare, perché anche Zola e Hippolyte Taine parlavano dell'estetica, cioè la natura è fatta anche di estetica, quindi un concorso del genere fa parte dell'estetica di una società, e dalle questioni problematiche delle esigenze umane, difficoltà
della medicina, difficoltà dei pazienti, difficoltà di questa cosa, questo è un altro argomento importante da infilare dentro all'integrazione e tutto quanto. E poi, insomma, ovviamente, ci sta oggi una giornata importante, commemorare un uomo importante, e quindi, insomma, una persona che ha cercato di cambiare le cose, perché c'erano delle influenze, la sinistra e la democrazia, un uomo importante per la storia. Quindi è anche una giornata particolare questa qui, dove noi andiamo a affrontare la cosa. Quindi il nostro modo di pensare, la nostra società rientra anche nel modo di pensare dei nostri autori che noi stiamo andando adesso ad affrontare, da Verga, Capuano e cose, la società è un fatto importante. E poi io prossimamente, lo possiamo anche dire, uscirà questo libro che ho fatto insieme a dei professori universitari, dove noi abbiamo detto che il naturalismo era un movimento politico, fu fermato solo dall'industrializzazione perché non aveva senso parlare di natura in quel periodo là, ma adesso c'è quel punto di non ritorno. Quindi dobbiamo ritornare sui nostri valori, sulla cultura, e la Puglia in particolare, e io lo noto tra le varie regioni, fa tanta cultura, perché la cultura oggi è il nostro modo di vivere, di far conoscere le persone e di farle girare. Tra un ambiente e un altro, fra regione e un'altra, bisogna conoscersi, allargare le vedute. E infatti noi allarghiamo proprio le vedute, come dicevi tu, in questa trasmissione. Oggi abbiamo addirittura ospiti voi dalla vicina Campania, ma ospitiamo poi rappresentanti di tutta la nostra regione. A proposito di ospiti, io vorrei tirare in ballo Liliana Miccoli, perché Liliana è una ragazza pugliese del territorio, che è stata fuori, ma poi è ritornata qui, la voglia del riscatto, la voglia di ritornare nella propria terra, portando tutto la sua esperienza, fatta al di fuori della nostra regione, giusto? Sì, sono stata fuori quasi 20 anni a Torino, e la passione, diciamo, di un rimettersi di nuovo in gioco, ovviamente, e lo si ha dentro, quindi se non lo si sente, cioè, non si fa nulla. E grazie, diciamo, alla collaborazione del mio compagno abbiamo tirato fuori comunque una nuova linea, dove che però parte dal sud questa volta. Assolutamente, sì, assolutamente. Ecco perché, diciamo, il discorso di trasferirsi di nuovo qui, appunto, perché io sono qui di Corato, e ovviamente quello che nasce in nuovo l'ho voluto portare ovviamente nella mia città. E di questa ne sono fiera. Quindi, diciamo che la linea che sta per nascere va dalla ragazza alla persona più grande, matura. Quindi non è, diciamo, la mia politica è quella che non è il gioiello che veste la donna, ma bensì è la donna che deve portare il gioiello. Quindi per ogni donna viene fatto, appunto, personalizzato quello che più si addice alla persona. Perfetto, e lei con sua artigianalità sarà presente proprio nelle varie tappe dei concorsi di Miss di Massimo Civale. È di rosa, è la delegata per quanto riguarda per quanto riguarda la Puglia. Abbiamo in collegamento, in come sempre avviene il lunedì, la redazione sportiva della Gazzetta del Mezzogiorno con Aldo Losito, che ci parla un po' di quello che è successo nel weekend sportivo. Buongiorno Aldo. Buongiorno Carlo, un saluto a te, ai tuoi ospiti e ai telespettatori. Un weekend ricco, come sempre, quindi senza dilungarmi più di tanto, analizziamo un po' quello che è successo, partendo come al solito dal calcio. Serie B, il Bari torna a gioire, 3 gol al Varese, e quindi la squadra biancorossa di Nicola sale su quello che è stato considerato l'ultimo treno utile per arrivare ai playoff, per raggiungere almeno questo sogno che si chiama playoff, e quindi tentare ancora una volta il salto di categoria nella massima serie. Qualche elemento positivo anche dal punto di vista del gioco c'è, oltre ai gol, quindi tutto lascia ben sperare per il futuro. In Lega Pro invece non brilla il Lecce, che al contrario del Bari invece non riesce proprio a trovare gli equilibri giusti e di conseguenza anche il risultato. Perde e vede allontanarsi quello che è l'obiettivo playoff.
Playoff invece per i quali ora torna a lottare il Foggia, perché vince, supera 2-0 il Messina e quindi ritorna a sperare. Capitolo a parte, il Barletta. Nei giorni scorsi era successo di tutto in casa biancorossa, non solo la crisi che continua a lasciare tutti in dubbio per il futuro, ma il cambio anche d'allenatore, voluto dal presidente Perpignano, che nella sorpresa generale ha esonerato il bravo tecnico Sesia, che aveva portato la squadra fino al ridosso dalla zona playoff nonostante la crisi societaria. E proprio in virtù di una lite tra tecnico e presidente, il presidente ha deciso di mandarlo via e quindi di chiamare corda con una sommossa popolare che si è scatenata di conseguenza proprio alla vigilia del match con la Paganese. Un match vinto da Barletta in rimonta, quindi una squadra che continua ancora a sorprendere. È inutile dire che sul futuro della squadra biancorossa resta un fortissimo punto interrogativo, perché è difficile trovare una logica e un pensiero comune tra tifosi, dirigenza, istituzioni che ovviamente ora si stanno interessando al caso. Infatti certo, si parla di salvezza sul campo, Aldo. Infatti sarebbe un peccato che Barletta Città, per l'importanza che ha, la storia calcistica che ha, possa perdere la militanza nel campionato professionistico, che tutte le componenti si stanno stringendo per capire come salvare il calcio nella città di Taclio. Scendendo giù invece, chi ha passato dei brutti momenti è l'Andria, proprio in virtù del fallimento di 2 anni fa, e dopo quel fallimento è rinata una nuova società calcistica che ora sta continuando a vincere. Ora è al comando, come abbiamo sempre detto, del campionato di Serie D e vede avvicinarsi il ritorno ai professionisti. Anche ieri la capolista Fidelis ha vinto a Grottagli 2-1, è tornata alla vittoria in trasferta e mantiene 6 punti di vantaggio sul Potenza e 9 sul Taranto. Sia Potenza che Taranto hanno vinto anche loro, quindi la lotta per la vittoria del campionato diventa sempre più emozionante quando mancano 8 partite alla fine del torneo. Il Bisceglie vince anche, quindi anche la squadra nero-azzurra supera 4-0 la Scafatese e si inserisce a pieno titolo nella lotta playoff, quindi anche per i bisceglesi la possibilità di aspirare a un salto di categoria tra i professionisti attraverso gli spareggi promozione. Scendendo ancora di categoria, in eccellenza, capitombolo della capolista Francavilla che perde in casa con il Casarano, ma non ne approfitta il Nardò che viene bloccato da Ultrani, una Vigor Trani che non approfitta della superiorità numerica e impatta 0-0 contro la corazzata Nardò. Scendendo ancora in promozione, resta tutto invariato, il Gravina, l'Unione Bisceglie e il Corato vincono, quindi non cambia nulla nelle prime 3 posizioni di classifica, con il Gravina che guida la classifica grazie ai suoi 3 punti di vantaggio sull'Unione Bisceglie e 4 punti di vantaggio sul Corato. Come al solito mi ritaglio sempre... Aldo, sì, scusami un attimo, sì, visto che sì, abbiamo due rappresentanti della Campania e suppongo tifino Napoli, purtroppo dopo la 3ª sconfitta consecutiva... Ieri non è andata bene. Il Napoli, diciamo, vive questo momento... Ma io sono stato a guardare la partita allo San Paolo contro la Dinamo Mosca, pertanto c'ho il ricordo della vittoria di quel 3-1 che è stato bellissimo al San Paolo mercoledì scorso. E quindi diciamo che... Dai, ieri ho dormito, è meglio non parlare. Perfetto, come napoletani si vedeva, andiamo avanti. Io mi ricordo della vittoria di mercoledì. Andiamo avanti, Aldo. Peccato perché è una cosa che potrebbe ambire sicuramente a altro come Napoli, come squadra meridionale, quindi veramente creare una serie di corrente alle squadre del nord. Scusa Aldo, ma il Napoli adesso sta pensando alla Coppa, capito? Lo so, speriamo che vada avanti lì, insomma. Dai, è stata una bella partita. Parliamo invece dello spaccato extra calcistico. Sì, infatti, calcio come in Italia un po' di sport minore e poi le mie attenzioni sul taglio, perché ad Andria dal 27 aprile al 3 maggio sono in programma i campionati europei, quindi il Nord Varese diventa capitale continentale di una manifestazione che sta prendendo piede e che diventerà presto anche disciplina olimpica ITF, quindi
da ammirare alle prossime Olimpiadi. Bene, una esibizione in questo senso la potremo avere ad Andria, quindi capire un po' come funziona questo sport e tutto quello che ci gira attorno. In quel periodo, cioè fine aprile, arriveranno ad Andria oltre 1000 atleti da più di 30 paesi d'Europa, 30 nazioni d'Europa, quindi una manifestazione interessante che ovviamente porterà anche beneficio a tutto l'indotto, alberghi, ristoranti e quant'altro, oltre che alimentare ancora di più quella cultura sportiva che il territorio del Nordbarese sta facendo crescere a suon di iniziative. Ieri si è radunata la nazionale italiana al Palazzetto dello Sport di Andria con tanto di convocazioni da parte del tecnico ed un primo test di allenamento in vista appunto di questa gara europea. Quindi un appuntamento da non perdere. Perfetto, ti ringrazio Aldo, come sempre attento, preciso nell'illustrare il panorama sportivo pugliese dello scorso weekend. Rinnoviamo sempre l'invito alla tua presenza qui in studio, ormai non sappiamo più come portarti qui in trasmissione, ti aspettiamo almeno entro la fine della stagione magari. Sicuramente sì. Aldo, ti mandiamo a prendere dalle ragazze. Bene, allora ci sarò sicuramente. Perfetto, lo sapevo. Perfetto, grazie ad Aldo Losito e alla redazione sportiva della Gazzetta del Mezzogiorno del Nord Barese. E quindi l'appuntamento come ogni lunedì. Nicola, anche lo sport diventa momento di aggregazione. Aldo ci parlava di questo sport, il Taekwondo. Che avrà è una sorta di karate, che praticamente accoglierà 1000 atleti nel prossimo aprile. Questa Puglia che si riscatta, tu sei anche un amministratore e cerca attraverso le varie iniziative in ogni singola città di portare sempre in alto la nostra regione. In effetti, anche perché in questo periodo, se noi notiamo sui vari mezzi di comunicazione, Facebook e altro, girano quelle famose notizie di articoli sparsi in tutto il mondo che la Puglia sarebbe la regione più bella del mondo. Quindi io giro l'Italia, è molto bella l'Italia, è straordinaria. Non per... ci mancherebbe, ma bellissima. No, io aggiungo... Facciamo un po' di campanile. Allora, che la Puglia ultimamente... Dopo la Puglia e la campagna. Io aggiungo a favore della Puglia, ultimamente la Puglia è una delle regioni dove si stanno girando più film in Europa. Cioè la maggior parte dei film si è trasferito in Puglia. Ma veramente, dati di fatto, grazie anche a Michele Baci, a tanti altri che hanno creduto in questa terra, che credono ancora in questa terra. Sì, questo è vero. Ma tra l'altro, ho detto, bellissima, amo la Toscana, il Veneto, la Campania è bellissima, dopo la Puglia ci metterei la Campania, guardate, avete una regione molto straordinaria, bellissima. La Puglia è fascinosa perché non solo ha questa tensione straordinaria verso la cultura, verso l'ambiente, il recupero di quello che è il patrimonio artistico, quindi dove, in quale parte d'Italia i conventi, le masserie, le residenze nobiliari rurali, i centri storici sono così stati rivalutati, ristrutturati, sono sede di B&B, di resort, di ristoranti di eccellenza. Quindi questa Puglia attenta al suo patrimonio artistico, attenta come istituzione a quelli che sono, non dimentichiamo anche, nonostante tutti i disagi che possono avere le regioni, la Puglia ha una sanità alquanto decente, buona, la Puglia che investe nel turismo tramite e per mezzo, come ha detto l'amico Massimo, dei film. Noi guardiamo e giriamo Braccialetti Rossi e ieri che ha spopolato, so che sta spopolando tutte le famiglie, in tutte le famiglie italiane, è stato ambientato in Puglia. Questa Puglia attenta al suo credo, è importantissimo, l'amore verso le feste patronali, il proprio patrimonio umano, morale, per mezzo delle feste patronali, dei propri santi, dei santuari. Quindi questa Puglia che crede, continua a credere in se stessa,
che è importantissimo, è proprio sotto il profilo sportivo, queste belle piccole, probabilmente un'attività sportiva non tanto conosciuta, di nicchia, che ti porterà in Puglia quel migliaio di persone e devono andare, giustamente come ha detto il collega Aldo, andranno a soddisfare le esigenze territoriali di Andria e della BAT. Quindi la Puglia crede nella propria regione, di questo ne sono realmente straordinariamente contento. Poi tra l'altro io ho avuto il piacere immenso di conoscere il dottor Massimo Civale in una manifestazione che io ho organizzato, ed è stata quella del primo raduno, perché non c'era mai stato in Italia, un primo raduno nazionale di tutti gli ordini cavallereschi uniti in Cristo e nei Santi. Lo abbiamo fatto il giorno del 17 gennaio di Sant'Antonio Abate, Fiera del Fischietto, famosa in tutta Italia, a Rutigliano, ha messo insieme l'entusiasmo della gente, della popolazione, dei giovani, dei bambini che volevano capire il perché, quindi il ritorno al passato, e nello stesso tempo, credo Massimo è venuto, ha comprato i fischietti. Voglio arrivare. Hanno comprato i fischietti, sono stati nei ristoranti, sono stati negli alberghi, insieme poi si sono uniti, mi avevano detto consigliere, ma fammi capire, vogliamo fare un omaggio, cosa? Io in quel momento, il giorno prima, il sacerdote mi diceva consigliere, qui sta la statua di Sant'Antonio Abate che sta un po' malconcia, quindi dovremmo ristrutturarla, gli ho dato questo input, il cavaliere Civale immediatamente ha detto non ci sono problemi, la paghiamo tutta noi. Quindi ecco cosa sta a significare, che quando un popolo nelle proprie comunità, nelle proprie realtà è entusiasto, ci sono, come ha detto l'amica Petra, ci sono quei fuochi che sono le associazioni di aggregazione, questi organismi di aggregazione. Abbiamo anche la dottoressa che rappresenta un'altra associazione importantissima, e quindi in queste associazioni si fa del sociale, si fa della cultura. Quindi le amministrazioni comunali sono attente a quello che il paese, il popolo, la cittadinanza di riflesso viene recepita dalle amministrazioni. Se le istituzioni funzionano, come credo e ritengo che in Puglia, perché è una città, è una terra anche sicura sotto il profilo dell'ordine pubblico, se le istituzioni ci credono e sono all'avanguardia, sono ben organizzate, la regione, proprio per come abbiamo avuto in questi giorni queste notizie, che da più parti del mondo venga riconosciuta come la regione più bella del mondo. Perfetto, grazie Nicola. E visto che ne hai parlato proprio tu, Dina rappresenta la FEMAR, questa associazione che è un po' diciamo il lato sociale proprio del concorso del Regno delle Due Sicilie e di Ragazza Cinema OK. Questa associazione dedicata ai malati con malattie rare. Sì, la FEMAR BAT Onulus è un'associazione che si occupa di malattie rare, e sappiamo, già il nome stesso lo dice, no? Malattia rara, quindi pochi investimenti nella ricerca, perché ce ne vuole, le case farmaceutiche non investono molto. E noi abbiamo preso a cuore questo progetto, stiamo aspettando di avere dei locali dell'ASL per aprire uno sportello aziendale ASL presso l'ospedale di Trani, sarebbe il nostro obiettivo, per poter dare sostegno alle famiglie che quando scoprono, nel momento in cui scoprono di avere in casa un malato raro, è l'80% è in età pediatrica, quindi lascio immaginare il panico della famiglia, perché non si sa, la diagnosi non arriva immediatamente, il percorso è lungo finché si arriva a quella diagnosi, è una malattia rara. Quindi dare sostegno alle famiglie sia come presa in carico per poter smistare poi nei vari ospedali, quindi Bari, Andria, c'è un presidio, e poter dare aiuto psicologico.
Quindi proprio è l'unico aiuto che possiamo dare, perché si sente parlare farmaci praticamente orfani, quelli sono i farmaci che usano i malati rari, e la dice tutta. Siamo orgogliosi e veramente crediamo tanto in questo progetto. Ultimamente si è fatto, dall'ultimo censimento, sono 26.000 malati rari solo in Puglia. Sono tanti. Si scoprono continuamente nuove malattie. Addirittura ci sono alcune malattie che ce ne sono veramente una, due, tre, cinque in Italia. Oh. Vi lascio immaginare. In Italia sono oltre 2 milioni. Quindi è va curata questo aspetto della sanità. Ora il consigliere prima diceva, infatti noi, è bello, la Puglia è molto attiva a livello sanitario, no? Però vorremmo anche... Attenzione, infatti il nostro scopo... Impressionante il numero che ha detto molto. Il Presidente, niente sì. Di meno 26.000... Sì, solo in Puglia. 2 solo milioni in Italia. Sì. Sì, quindi il numero è molto alto, molto. Nel nostro territorio non abbiamo uno sportello del genere e noi abbiamo fatto una richiesta, abbiamo presentato un progetto alla nostra ASL di appartenenza, noi siamo a Trani, quindi la BAT, però noi abbiamo anche dei referenti su tutto il territorio, quindi anche la provincia di Bari. È giusto, siamo vicini di casa, è giusto, e questo è quanto. Ringrazio comunque una perché cosa perché che... permettimi, Dina, la malattia non sì. Ha né colore né assolutamente, quindi... assolutamente, veniamo fuori da una manifestazione, infatti indosso la spilletta, abbiamo praticamente fatto la giornata delle malattie rare il 28 febbraio, solo che noi questa giornata l'abbiamo fatta diventare un po' più lunga, abbiamo dedicato del nostro tempo, il nostro entusiasmo per promuovere quelle che i bisogni delle malattie rare. Nelle scuole abbiamo fatto promozioni, in varie piazze, tra cui Corato, abbiamo fatto una manifestazione, Bisceglie, Trani, Andria e Barletta. E devo dire la verità, abbiamo avuto vicino tutte le amministrazioni, ci hanno accordato tutto quanto, è stato molto bello, molto. E questo è il nostro obiettivo. Ringrazio il patron di questa manifestazione, la signora Rossa. Io pubblicamente sì. Lo dico che la finale di una Miss per il Regno delle Due Sicilie sarà abbinato proprio bellissimo. Alla vostra associazione. Grazie. E di più ancora bisogna che noi facciamo qualche intervento al governo centrale. Grazie. Perché se parliamo di 2 milioni, di 2.000, 2 milioni, tanti, 2 sono milioni tanti. Di persone in tutta Italia, sì. Carissimo Presidente Gabriele, carissimo consigliere, qua è il governo centrale che si deve muovere perché sì. Non possiamo... Sì. Non possiamo stare tutti quanti a guardare sì. di una situazione tragica che va giorno per giorno aumentando sempre di più. Sì, sì, è stato per noi un'esperienza incredibile stare in tutte le piazze, essere presenti, ma la cosa incredibile è questa gente che si avvicinava a dire io ho una malattia rara. E tu vedi nei loro occhi, prima di tutto, il bisogno, ti chiedono aiuto, te lo chiedono con gli occhi, con la voce e col cuore, hanno bisogno di, prima di tutto, di sostegno psicologico. Non è facile, scoprire di avere una malattia rara, non è facile. Pensate, adesso credo non faccia più parte, la celiachia era definita fino a pochissimo tempo fa, però sono tutti celiaci qua, però la SLA, adesso c'è una manifestazione che faremo col comune di Bisceglie, la giornata mondiale dell'autismo, l'autismo è una fappa. Avete provato a invitare il ministro della sanità? Il ministro della sanità ci ha dato il suo patrocinio in questi eventi, noi la ringraziamo. L'ho incontrata alla festa della polizia a Roma, certo. E se lo sapevo, parlo con il presidente della festa della polizia. Ora lo sa,
Ora lo sa che esistiamo. No, io sono un vulcano. Certo, per questo bisogna anche trattenerlo. C'è il vulcano, c'è il fuoco. Però il Vesuvio è spento, quindi di conseguenza teniamolo buono il Vesuvio. Manteniamolo bello calmo. Lo so che non è spento, però manteniamolo, non facciamolo eruttare. Allora, comunque, questo è il bello della nostra trasmissione, quello proprio di mettere in relazione varie realtà, varie persone, perché lo dicevo proprio a telecamere spente, da questa trasmissione sono partiti poi anche delle iniziative che hanno coinvolto l'intera regione, ma anche coinvolto anche altre regioni. A volte solo il capire che esiste una realtà accanto alla tua ti permette di conoscere e ti permette sicuramente poi di capire e dare, nel limite delle possibilità, anche un aiuto. Questo è da sempre stato il nostro motto. Io per questo ringrazio voi per essere stati qui questa mattina a portare la vostra testimonianza. Dina Schiavulli, come presidente della FEMAR, di questa associazione dedicata alle malattie rare, Gabriele Nappi con la sua associazione e movimento I Naturalisti, un ritorno al naturale nel pensiero. Volevo, prima di chiudere, perché sta cosa è toccante, insomma, veramente c'è da dire, da spendere due parole, perché l'evoluzione stessa dell'uomo, l'evoluzione stessa della società e quindi l'integrazione e i modelli nuovi di società che si stanno creando ovviamente creano anche delle parti nascoste che poi affiorano, delle patologie, delle malattie. Queste qui dovrebbero essere più sentite, perché l'abbiamo voluto un cambiamento, ma bisogna seguire con attenzione questa evoluzione qua, queste nuove patologie che vengono fuori. Io ne ho conosciute di persone che hanno avuto questi problemi. Perfetto. Come pure un appunto anche all'assessore, che è una cosa importante quello che ha detto, veramente la Puglia è all'avanguardia rispetto a tutti i punti di riferimento culturale, rispetto alle altre regioni, rispetto anche alla Campania. Detto da un campano, poi ci inorgoglisce questo. Carlo, io confermo che la finale di una messa per il regno delle due Sicilie sarà abbinato, dedicata a questa associazione. Perfetto, e con questo ringraziamo Massimo Civale, patron della manifestazione Il Regno, Miss Il Regno delle Due Sicilie, e ci ha fatto piacere anche in occasione di questa giornata particolare che ricorda l'eccidio di Via Fani, avere qui con noi Nicola Giampaolo, che oltre che giornalista è il postulatore accreditato presso la Santa Sede proprio del processo di beatificazione dedicato ad Aldo Moro. Proprio per ancora capire la grandezza e la straordinarietà di Moro e di quel periodo. Moro amava tanto un santo padre, il Papa Paolo VI, e scrissero insieme, qui stiamo cercando il materiale, la Populorum Progressio, un'enciclica, il ruolo della politica nel tessuto sociale e umano del mondo. Il contenuto di questa enciclica si racchiude in tre frasi, in una frase, quindi in tre parole, bellissima. La politica è la più alta forma di carità. Quindi ricordare Aldo Moro, perché ci ha insegnato che la politica è e deve essere la più alta forma di carità, e quindi essere vicino alle esigenze più incredibili e più straordinarie che si susseguono nei giorni d'oggi. Certo, permettimi Nicola solo di fare un appunto: la politica, però quella fatta con sempre la P maiuscola. E vorrei ringraziare anche Petra Andriescu e Liliana Miccoli che rappresenteranno a vario modo la nostra regione nei concorsi, ma anche in tutta la nostra nazione. Fatti e Misfatti finisce qui, l'appuntamento del lunedì, vi ricordo mercoledì e venerdì i prossimi appuntamenti per parlare dei fatti e dei misfatti della nostra regione. Grazie e arrivederci.